Arezzo si è confermata tra le province italiane quella che ha un'alta percentuale di voti che sono andati a Matteo Renzi. Come commentate questo dato? Beh, sicuramente c'è un super Matteo Renzi che la fa da padrone. Noi abbiamo fatto la nostra parte arrivando in un ottimo piazzamento d'onore. È chiaro che il voto è quasi plebiscitario e un voto alla fiducia a Matteo Renzi, quindi c'è una grande responsabilità da parte di Renzi e dei renziani locali che si troveranno di fronte a alcuni nodi da sciogliere, quindi noi saremo lì a cercare di pungolare per spostare con le nostre idee nella direzione che abbiamo auspicato durante questo percorso. Per quanto riguarda la provincia e il comune di Arezzo, perché ovviamente il dato nazionale poi si riflette anche sul territorio, sugli enti locali, può cambiare qualcosa nell'assetto? Ma guardate, i congressi locali sono appena stati e sono stati legittimi, se qualcuno si voleva candidare si poteva candidare, così non è stato, quindi ritengo che da un punto di vista di assetti non cambierà molto. Da un punto di vista politico c'è un dato importante in questa provincia, per cui alcuni contenuti proposti alle mozioni, il rinnovamento, un cambio radicale, la richiesta di ricambio di classe dirigente, a questo punto devono essere privilegiati rispetto ad altri, perché è evidente il dato, come dire, politico del voto di ieri, non tanto il dato personale quanto quello politico, sì.